Benvenuti a Maceratando, il podcast che vi porta alla scoperta delle curiosità storiche di Macerata. Io sono Roberto Cherubini e vi accompagnerò in questo viaggio nel tempo, alla scoperta della storia della nostra città. L'eco dei commercianti, 1893, Fiat Lux. Fiat Lux disse Dio nei primordi della creazione del mondo, e la luce fu fatta. Fiat Lux, gridava più tardi la cittadinanza tutta, poco soddisfatta della illuminazione ad olio, ed il municipio adottava la illuminazione a petrolio o lucilina. Passano molti anni e la illuminazione a petrolio, che costava all'erario comunale una bella moneta, si trova insufficiente e da tutti si vagheggia il gas. Ma il gas, che si cominciava ad adottare in tutte le città che avevano una qualche importanza, non trova favore presso gli amministratori del nostro comune, i quali considerano il gas, che fa ottima prova per ogni dove, una cosa di lusso per Macerata. Si va avanti per conseguenza con l'illuminazione a petrolio. Fiat Lux, gridano con insistenza i cittadini, e il municipio porta in consiglio la proposta di illuminare a gas la città, quando la luce elettrica comincia a far capolino nel campo della scienza. I consiglieri comunali si dividono in due partiti. Uno è per il gas, perché ha ben poca fiducia che la luce elettrica possa sostituirsi al gas. L'altro, ed è il più forte, sta per il petrolio, perché spera che la luce elettrica da campo scientifico possa passare al campo pratico. Fiat Lux, gridano intanto i cittadini, che apprendono i passi giganteschi che fa l'elettricità, e il municipio, dopo averli lasciati gridare un pezzo, si risolve finalmente a studiare l'ardua questione. Ma si incontrano immense difficoltà, e tali che avrebbero fatto perdere a chiunque il coraggio. I cittadini, per nulla curandosi degli ostacoli che si affacciano, e tecnici e finanziari, vanno gridando Fiat Lux. I giornali, e il nostro per il primo, lo diciamo con orgoglio, vanno in mille modi spianando la via difficile, che doveva condurre alla sospirata meta. L'amministrazione comunale, incoraggiata dalla stampa e stimolata dai cittadini che unanimi gridano Fiat Lux, si pone a studiare con uno zelo superiore ad ogni encomio l'importante problema della luce. La sera del 26 giugno 1891 il Consiglio Comunale raccoglie finalmente il famoso motto Fiat Lux e a tutti i cittadini con voto unanime risponde: sia fatta la luce. Alla ditta Reinacher ed Ott si dà l'onorevole incarico di porre in esecuzione uno dei più importanti atti del Consiglio, e la ditta Reinacher ed Ott, col mezzo dei fratelli Torresi, costruisce il canale industriale che doveva dare la forza necessaria. Si fa ad un tempo l'impianto elettrico in campagna e in città, e in soli 7 mesi di lavoro tutto è al completo. È il 14 marzo 1893, giorno stabilito per la morte del petrolio nella città nostra. Sin dalle prime ore del mattino si nota un movimento insolito, e questo col progredire della giornata si fa sempre più grande. In sul tardi è un accorrere da ogni parte verso la piazza Vittorio Emanuele. L'ansietà è a colmo in tutti. I forestieri sono in numero straordinario, e beato chi può trovare un posticino in piazza, ove un acino di miglio non avrebbe potuto collocarsi. All'infuori della fontana tutto è occupato. Quale spettacolo quell'oceano di teste umane, tutte in attesa della sospirata luce. Mancano 4 minuti alle 7 e il famoso motto Fiat Lux, formato da tante lampadine elettriche, appare sul prospetto del Tempio di San Paolo. A tale apparizione, che riassumeva in due parole i voti più ardenti di quell'immensa popolazione, 3 bande musicali intuonano la marcia reale. Quale entusiasmo in quel momento! Ma la gente è pigiata in tal modo che a ben pochi è dato battere le mani. Passano ancora 3 minuti e tutta la città è in un baleno illuminata. La commozione è al colmo ed è impossibile descriverla. In tal modo, con la luce, si sono risoluti in Macerata 3 grandi problemi, o per di meglio 4, perché con la luce Macerata ha ottenuto anche la forza elettrica per lo sviluppo delle sue industrie. Ferrovia, acqua, luce e forza motrice. Ecco i grandi problemi risoluti in brevissimo tempo. Testo tratto dai volumi La città sul palcoscenico. Arte, spettacolo, pubblicità a Macerata dal 1884 al 1944, a cura di Franco Torresi. E con questo si conclude l'episodio di Maceratando, il podcast di Roberto Cherubini, che ha curato anche il montaggio. Grazie per averci ascoltato e vi diamo appuntamento al prossimo episodio.